bentornati agli appuntamenti del benessere targati BenessiComp. Oggi parliamo di allenamento aerobico. Quando lo sforzo muscolare si protrae per un lungo periodo, la nostra energia non può più fare affidamento solo sulle nostre riserve di glicogeno, ovvero la fonte di deposito e di riserva del glucosio a cui l'organismo attinge in caso di necessità. Si innesca quindi un meccanismo molto più lento, ma in grado di mantenere il lavoro per lunghissimo tempo. Questo meccanismo sfrutta come carburante i lipidi e i glucidi presenti nel muscolo e come combustibile l'ossigeno trasportato dal sangue. Questo processo lascia come prodotti di scarto anidride carbonica e acqua, espulsi con la respirazione e il sudore, conseguenze per l'appunto note a tutti dell'allenamento aerobico. Ora vi mostrerò tre esercizi, uno differente dall'altro. Per creare una buona routine aerobica, provate ad eseguire un minuto per ciascun esercizio, con 30 secondi di recupero uno dall'altro. Al termine del primo giro, provate ad eseguire poi un secondo giro ancora con gli stessi tempi e con gli stessi esercizi, quindi per un totale di 2 round. Eccovi il primo esercizio, la marcia sul posto. Molto molto semplice, non è nient'altro che una camminata, cercando di sollevare semplicemente un po' di più le ginocchia, alternando poi il movimento delle braccia. Il secondo esercizio, invece, è un pochettino più intenso. È una salita e discesa da uno step, banalmente da un gradino. Come potrete vedere, eseguiremo il movimento alternando sempre la gamba attiva. Vi mostro l'esecuzione. In questo caso utilizzerò un box jump. Come vi ho detto prima, potete tranquillamente usare un piccolo step, un gradino o, come ho fatto io, un box jump. Chiaramente, più alto sarà il supporto, più alta sarà l'intensità dell'esercizio. Eccovi il terzo esercizio, il famoso salto della funicella, uno degli esercizi più importanti per migliorare a livello aerobico, ma anche a livello coordinativo. La funicella può essere saltata in numerosissimi modi. Io ve ne mostrerò uno e provate ad eseguirlo per un minuto. Se doveste sbagliare, non è un problema, si riparte completando il minuto totale. Eccovi l'esecuzione. Voilà! Esercizio fantastico! Vorrei darvi un piccolo consiglio per scegliere al meglio il tipo di funicella, più che altro la sua lunghezza. Basterà appoggiare i piedi sulla funicella e controllare se gli avambracci in questa posizione sono paralleli al pavimento. A questo punto la lunghezza della funicella è corretta. Il prodotto protagonista dell'appuntamento Benessi di oggi è la bustina Mix, che si presenta in 4 varianti: cuore, energia, equilibrio e protezione. Gusti diversi per funzioni diverse. Io oggi ho bisogno di energia e porterò nella mia sacca una bustina Mix Energia con mango, mandorle e semi di zucca, che sono fonte di fosforo. Grazie di averci seguito. Alla prossima!